cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video per parlare di attrezzi da giardinaggio. In questo caso parliamo del Dahlia Siepi Kramer 82HD. Già vi avevo parlato di Kramer, un'azienda che produce attrezzi per il giardinaggio a batteria, e oggi vi volevo far vedere questo prodotto qua, molto interessante. Quindi parliamo di prodotti a batteria ecosostenibili, non c'è l'impiego di carburante per utilizzare questi prodotti qua, ma soltanto di una batteria che abbiamo montato nel nostro Dahlia Siepi. Andiamo subito a vederne le caratteristiche tecniche e poi a fare la prova in campo. Allora, vediamo subito esteticamente. Come potete vedere, il Dahlia Siepi è molto robusto e questo ne porta appunto ad un peso che va intorno ai 4,2 kg senza la batteria. Abbiamo una lunghezza della barra di 66 cm con un'apertura delle lame di 40 mm. Vediamo subito la parte con l'impugnatura, che possiamo regolare in 5 posizioni, quindi premendo il tasto possiamo ruotare la manopola per agevolarci nel taglio della siepe. La possiamo regolare, come vedete, in questo modo, che è obliqua, oppure portarla direttamente giù. La rimettiamo in posizione verticale. Qua abbiamo il tasto di accensione e qua abbiamo il tasto che ci permette di far lavorare la lama inversamente. Spesso infatti capita che ci si impiglia un ramo e non riusciamo a sbloccarlo mandando appunto la lama in avanti, e questo ci permette di fare un movimento più lento e quindi cerca di sbloccare il ramo che rimane incastrato. Qua sotto abbiamo la leva di accelerazione, che è graduale, quindi con questa possiamo controllare l'accelerazione della lama, quindi non abbiamo un tasto che ci permette di aumentare la velocità come in altri Dahlia Siepi. Ovviamente questo tasto qua ora non si aziona, perché in contemporanea dobbiamo premere queste due leve che lavorano insieme, che stanno sotto l'impugnatura con davanti il paramani. Lo slot della batteria, che è qua c'è il tasto per rimuoverla. Dopo un clic tiriamo fuori la nostra batteria Kramer da 82 volt, 3 ampere, consigliata appunto questa batteria. Ve la consiglio anche io, perché se andiamo a mettere quella più grande lavoriamo male. Prima cosa, non ci sta dentro lo slot. Seconda cosa, uscendo appunto dallo slot ci sbilancia interamente il Dahlia Siepi. Quindi vi ho detto, la batteria pesa all'incirca un chilo, arriviamo ad un peso complessivo di 5 kg e qualcosa, quindi un Dahlia Siepi abbastanza pesante, paragonato quasi ad uno a motore. Ovviamente in questo Dahlia Siepi non andiamo a mettere il carburante, quindi ci facilita in questo caso il lavoro. Alla potenza massima questo Dahlia Siepi con motore brushless raggiunge i 4000 giri al minuto.
Allora, pregi e difetti di questo tagliasiepi Kramer 82 HD, diciamo che il pregio è quello che abbiamo un tagliasiepi professionale con una lama da 66 cm, quindi molto grande, ovviamente ecosostenibile, scarse le vibrazioni, scarso il rumore, non utilizziamo carburante. Dall'altro lato è un tagliasiepi che è molto pesante, quindi come vi ho detto raggiungiamo il peso quasi di uno a motore. Molto comodo il fatto che comunque avendo una batteria o più batterie riusciamo a lavorare per diverse ore, ovviamente dipende da cosa andiamo a tagliare. Come ben sapete, più la lama sforza più il motore e la batteria consuma, quindi l'autonomia si riduce. Tutto sommato però è un buon tagliasiepi. L'ho provato per un'intera stagione e dire che mi sono trovato abbastanza bene, anche perché poi con la batteria possiamo utilizzare anche altri attrezzi. Già vi avevo fatto vedere il rasaerba, che trovo ottimi. Se andate a comprare ad esempio il rasaerba e il decespugliatore, possiamo anche prendere questo, visto che poi con le batterie possiamo utilizzare tutti questi attrezzi. Difetti, come vi ho detto, se proprio lo vogliamo chiamare difetto, è il peso, che è equiparato a un motore, e poi una cosa che non mi piace è la ripresa, nel senso che quando io mollo la lama e smetto di lavorare, se poi devo riazionarla c'è quel secondino di ritardo che ci permette l'avviamento del motore. Però questo ovviamente non è che ci porti un grosso problema, essendo abituato magari agli altri che sono più reattivi, questo magari tende un po' a rallentare. E niente, qua sotto in descrizione vi metto tutte le caratteristiche tecniche del tagliasiepi. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale YouTube Greenhouse Italia, attivate anche la campanella per la notifica in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti con i prossimi video, e se volete anche sulla pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia. Ciao e al prossimo video.